numero zero per il premio giornalistico nazionale, che in realtà quest'anno debutta solamente, ma dal prossimo anno ci sarà una giuria e quindi partirà in grande stile. Caldari è viva. Perché? Nasce per dare un segnale di ripartenza e di vitalità a questa piccola contrada, che è piccola sì, ma è grande perché è grande di valori e soprattutto è grande perché ha un territorio ricchissimo a vocazione vitivinicola importante. Quindi è un grande polo vitivinicolo e noi come azienda da sempre insistiamo su questo territorio. Da sempre azienda vicina al territorio, e con la mia famiglia abbiamo deciso che questo segnale fortissimo, appunto il 22 aprile di 2 anni fa, quando suonarono le campane per dire al mondo e comunicare che si voleva ripartire, ecco, con questo noi vogliamo dare un aiuto, un segnale tangibile per poter dare spinta al nostro territorio. 2 anni fa, il 22 aprile 2020, Caldari, una frazione di Ortona, usciva da uno dei suoi periodi più difficili. Terminava la zona rossa, che era stata imposta a causa dell'alto numero di contagi da Covid. Una situazione in cui eravamo tutti impreparati, dalle istituzioni fino all'ultimo cittadino, però tutti ci siamo uniti, ci siamo stretti l'uno con l'altro, a cominciare dalle istituzioni, perché uno dei ricordi più belli che porto è proprio questo, cioè l'unione che c'è stata, la sinergia tra le istituzioni, perché eravamo tutti impreparati, mai nessuno aveva vissuto una situazione del genere, e la città di Ortona, in particolare Caldari, ha vissuto in prima persona la zona rossa, e quindi ricordo molto bene tutte le problematiche annesse e connesse a quella situazione di restrizioni. Oggi, a testimonianza che Caldari ha rialzato la testa e guarda al futuro, nasce il premio giornalistico Caldari è viva, promossa dalla Proloco di Caldari e da Nicola Dauria, imprenditore vitivinicolo che crede nella forza della sua terra. Per il debutto del premio, in attesa dell'edizione 2023, che avrà una giuria tecnica patrocinata dall'Ordine dei giornalisti, l'edizione numero zero del premio Caldari è viva è stato assegnato al giornalista Alessandro De Angelis, vice direttore dell'Huffington Post, e riconoscimenti sono stati assegnati ai giornalisti della stampa regionale. Quanto è importante raccontare il giornalismo d'emergenza? Giornalismo di emergenza è fondamentale, diciamo, queste terre, io sono aquilano, diciamo, si vide già a ridosso del terremoto, è la cronaca, i fatti in presa diretta. E guarda, ora nell'era dei social ci si è domandati, no, a che cosa serve il giornalismo, perché in fondo con i social tu riprendi e mandi delle immagini. Invece io credo che proprio nell'emergenza e nel racconto si vede l'insostituibilità, diciamo, della mediazione giornalistica, no? Ecco. I fatti è vero che parlano da soli, ma non sempre i fatti parlano da soli. Cioè, quando tu vedi appunto Buca, dicevamo prima, piuttosto che Mariupol, piuttosto che le devastazioni che stiamo vedendo in questi giorni, il racconto spiega. E il racconto è una verifica della notizia.